preso da mille problemi. Metti da parte i cattivi pensieri, prendi una mano e accendi la radio e collegati con uno stadio. Quando le cose ti vanno male e la malinconia ti assale, guardati subito una partita, ti sembrerà più bella la vita. Diamo un calcio ai problemi, esultanti per un gol. Diamo un calcio ai problemi, non ti sentirai più solo. Diamo un calcio ai problemi, inseguendo un pallone. Diamo un calcio ai problemi, mentre viviamo un'emozione. Carissimi amici, ben ritrovati su Diamo un calcio ai problemi. Io sono sempre il vostro Enzo Spatuzzi che vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto. Ebbene, siamo già giunti al nostro 11° appuntamento di questa terza edizione, 39esima trasmissione complessiva. Ma fateci subito salutare e ringraziare come sempre le nostre compagne di viaggio Trekking TV e Radio RP Web, che entrambe ci pubblicano ogni sabato mattina. E chi si fosse perduto le vecchie trasmissioni le potrà sempre riguardare andando sul sito Facebook e YouTube di Trekking TV. E certamente fateci ringraziare i nostri preziosissimi collaboratori, senza dei quali non potrebbe andare in onda il nostro programma, a partire da Franco Costantini alla regia e al montaggio video, Nica Ponzo alla parte tecnica e registrazioni audio e Antonella Albanese, addetta ai social, che non solo controlla i dati d'ascolto ma verifica tutto ciò che arriva qui in redazione. Cari amici, siamo usciti da poco dalla quaresima pasquale, ma ahimè siamo ancora in quarantena. Auguriamo a tutti che questa Pasqua ci possa dare tanta speranza e fiducia per il futuro, perché nella vita ogni cosa ha un'origine e una fine, e anche questa pandemia prima o poi svanirà, naturalmente facendoci le dovute vaccinazioni. E sicuramente quest'estate tutti potremo ritornare a socializzare e a realizzare i nostri desideri e i nostri sogni e a far ripartire l'economia, che è il motore che fa girare il mondo. Ma tornando al programma, salutiamo Daniela Durante di Reggio Calabria, una nostra assidua ascoltatrice, che ha raccolto il nostro invito inviandoci questa bella poesia sul calcio, e preghiamo la regia di mandarla in onda. In campo, ecco, è tempo di aprire lo scrigno di ogni emozione, mentre 11 amici rincorrono sogni ed un pallone. Tutta la gente da casa e dagli spalti ondeggia e canta perché desidera essere parte di quel magico gioco dove tutto è possibile. E grazie di cuore, cara Daniela, ti ringraziamo per questa bella poesia, perché davvero che una partita di calcio è un incanto. E chi volesse leggere altre poesie di Daniela Durante potrà andare sul suo blog poetica.wordpress.com oppure sulla sua pagina Facebook Poetica, però con la Y al posto della I. E per quanto riguarda il sommario di questa nuova trasmissione, questa settimana, cari amici, abbiamo invitato Francesco Fontana, un promettente telecronista di Maratea, il quale è un grande esperto su tutti gli sport, e poi gli faranno da contorno le solite rubriche, a partire da tutta la Serie A partita per partita, i big match, che questa settimana siamo riusciti a prendere finalmente la martingala, ed infine la ascoltatissima e apprezzatissima Riscaldiamoci con le freddure, dove naturalmente questa settimana verteranno su tre sport diversi. Ebbene, cari amici, abbiamo già parlato un pochino troppo, linea alla regia. Tutta la Serie A partita per partita. 10 e lode. Ebbene, cari amici, mai come questa settimana avevamo messo un titolo così scontato, però questo rende pienamente l'idea del ruolino di marcia che stanno realizzando i nerazzurri, perché hanno ottenuto la 10ª vittoria consecutiva, andando a vincere domenica scorsa a Bologna per 1-0 con rete di Lukaku, e l'altra sera nel recupero col Sassuolo con rete di Lukaku e poi raddoppio di Martinez. E quindi si sono portati ad un +11 sul Milan, che è stato bloccato in casa dalla Sampdoria sull'1-1.
e quindi soltanto i nerazzurri potranno perdere questo campionato, perché mancano soltanto 9 partite al termine, quindi per la matematica gli mancano ancora 16 punti, quindi si potranno anche permettere di totalizzare 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte addirittura, oppure 4 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta. Per quanto riguarda invece le altre squadre, la Juventus si è rimpossessata dalla terza posizione, perché dopo il pareggio stentato di domenica scorsa con il derby con il Granata per 2-2, dove peraltro erano anche in svantaggio con una doppietta di Sanabria, poi nel finale Ronaldo ha messo a posto le cose, si fa per dire perché la Juventus puntava al successo, però poi nel recupero è riuscito a piegare il Napoli per 2-1 con una gagliarda partita, rete del solito Ronaldo che si è portato a 25 reti nella classifica capocannonieri, lasciando Lukaku a 21. Poi ha raddoppiato Dybala, che era al rientro da 3 mesi, e nel finale un rigore di Insigne ha fissato il punteggio sul 2-1. Quindi la Juventus ha distaccato il Napoli di 3 punti, e l'Atalanta ha piegato in casa l'Udinese per 3-2 con una doppietta di Muriel, quindi mantiene botte in alta classifica. E la Lazio nel finale ha piegato lo Spezia per 2-1 con una rete su rigore di Caicedo. L'unica che ha ceduto il passo e che è molto attardata è la Roma, che non è andata oltre il 2-2 a Sassuolo. I punteggi in alta classifica sono questi in questo momento: Inter 71, Milan 60, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio 52, però con una partita in meno da recuperare, quella con il Torino, e Roma 51. Invece, per quanto riguarda il centro classifica, il Verona, espugnando il Sardegna di Cagliari per 2-0 con rete di Baracca e Lasagna, ha scavalcato il Sassuolo portandosi a 41 punti e lasciandolo a 40. Poi seguono in classifica a quota 36 la Sampdoria, che come già detto ha pareggiato a San Siro con il Milan, e il Bologna è rimasto a 34, l'Udinese a 33, mentre il Genoa, pareggiando in casa con la Fiorentina, peraltro botta risposta con reti di Destro e pareggio di Vlahovic, si è portato a 32. La Fiorentina dunque è andata a 30, agganciando il Benevento, che è stato bloccato in casa dal Parma per 2-2. Invece lo Spezia, perdendo l'Olimpico con la Lazio, è rimasto a 29. Invece per quanto riguarda le ultime squadre, le ultime 4 squadre della classifica, preziosissimo pareggio del Torino, come già detto prima, con la Juventus, si è portato a 24, il Cagliari è rimasto a 22, il Parma, pareggiando a Benevento, è andato a 20, e il Crotone resta malinconicamente ultimo in classifica con 15 punti. E veniamo alla presentazione della 30ª giornata di campionato, che si apre sabato 10 aprile alle ore 15 con Spezia Crotone. E sicuramente gli Aquilotti cercando di vincere questa partita per mettere al sicuro la salvezza. Poi si prosegue alle ore 18 con Parma-Milan, il classico testa-coda, secondo contro penultima, punti importantissimi per entrambe le squadre, però quest'anno il Milan rende meglio in trasferta, vedremo se riuscirà a vincere l'incontro. Poi si prosegue la sera con Udinese-Torino, punti importantissimi per entrambe, l'Udinese per rafforzare la sua posizione, il Torino per staccare ulteriormente il Cagliari se dovesse perdere a San Siro con l'Inter e il Parma. E si prosegue la domenica, i giochi si aprono alle 12.30 con Inter-Cagliari, quindi sicuramente la squadra nerazzurra magari vorrà proseguire il suo record di vittorie, perché Conte già ne ha 2 soltanto eguagliabili, che li ottenne alla guida della Juventus. Tutte le 19 partite casalinghe vinte, campionato senza nessuna sconfitta, e i famosi 102 punti, che quelli sicuramente saranno difficili da eguagliare, quindi può darsi che Conte Mari punti ad un altro clamoroso, storico record di vincere tutte le partite di un intero girone, appunto quello di ritorno. Quindi alla fine pensiamo che i nerazzurri dovrebbero prevalere. Poi si prosegue alle ore 15 con 3 incontri: Hellas Verona Lazio, dove certamente i biancocelesti devono vincere a tutti i costi per mantenere le speranze per qualificarsi alla Champions League. Si prosegue con Juventus Genoa, e certamente dovrebbero far seguito all'ottimo successo conquistato contro i partenopei. E poi c'è Sampdoria Napoli, lo stesso orario, e quindi sicuramente il Napoli cercherà di vincere per mantenersi in quota. Poi si conclude il turno alle ore 18 con Roma-Bologna, ormai è distaccato in classifica, però dovranno dare pure una risposta in campionato giocando in casa. Si prosegue alle 20.45 con il posticipo tra Fiorentina-Atalanta e sicuramente la Lazio di Bergamo, anche perché mancano Ribéry e Pulgar, dovrebbe vincere il suo incontro. E si conclude il turno, come spesso capita, il lunedì sera alle 20.45 con Benevento-Sassuolo, quindi punti pesanti per la squadra campana per poter cementare la sua salvezza. Ebbene cari amici, è davvero tutto, linea alla regia per la messa in onda dell'intervista.
Intervista al personaggio. Cari amici, oggi abbiamo un calcio di problemi. Abbiamo come ospite un promettente telecronista e radiocronista, nonché voce ufficiale dell'FC Maratea, Francesco Fontana. Benvenuto tra noi, Francesco. Ciao Enzo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Enzo, ti ringrazio per avermi ospitato in questa trasmissione, insomma, vedere il mio nome tra gli ospiti di una trasmissione che ha potuto annoverare nelle puntate precedenti gente del calibro di Sergio Brio o di Ezio Russi, è per me un grandissimo onore, quindi ti ringrazio dell'invito. Grazie a te per aver accettato, perché so che tu sei un esperto di sport a tutto tondo. E diciamo agli amici che sono in ascolto che potevamo anche essere in loco, no? Perché siamo entrambi di Maratea, però abbiamo rispettato le norme vigenti per la pandemia e quindi abbiamo certamente concordato di essere in contatto telefonico. Esattamente, noi siamo dello stesso paese, viviamo a pochi chilometri di distanza, però vista la difficile situazione in cui si trova il nostro paese, l'Italia e il mondo, seguiamo le norme e ci sfruttiamo la tecnologia per poterci sentire ugualmente. Francesco Fontana è il telecronista ufficiale dell'FC Maratea Calcio. È arrivato alla ribalta delle cronache nazionali e mondiali per un video. Francesco, parlacene tu. Va bene, con piacere. Un episodio che non dimenticherò mai. Certo. Beh, io ero come tutte le domeniche all'epoca in un mondo felice nel quale ancora la pandemia non aveva cambiato le nostre vite. Ero come tutti i sabati, perché il Maratea quell'anno giocava il sabato, sì, ricordo, la sì. Stagione 2019-2020. Ero al Camp Nou, lo stadio della nostra città, ed ero intento a fare la telecronaca di una partita, quella tra Maratea e Virtus Latronico. Ad un certo punto, in una normale situazione di gioco, un lancio lungo da parte degli avversari, ecco che inizia questa azione che è durata nella leggenda. Un liscio di un difensore del Maratea, seguito da un altro liscio dell'altro difensore centrale, mette la palla a metà strada tra l'attaccante ospite e il nostro portiere. Il portiere esce, cerca di ritirare la palla, ma la palla batte sull'attaccante, che si trova così, con la porta vuota, davanti a sé, completamente da solo. Tira, ma la palla rimbalza stranamente e va a colpire la traversa. Incredibile. Bene, esatto, ma nonostante questa enorme sfortuna, insomma, questo errore clamoroso, l'attaccante ha una seconda chance, perché la palla gli ritorna precisa sulla testa, bastava semplicemente appoggiarla dentro, eppure evidentemente la frenesia del momento ha fatto sì che lui abbia dato troppa forza sì. Nel colpo di testa e la palla si è andata a perdere oltre la traversa. Quindi insomma, con un doppio errore a porta vuota è stato difficile, ti confesso, è stato difficile mantenere la serietà. Il self control. Ho dovuto soffocare un qualche risata, però ho cercato in tutte le maniere, insomma, di rimanere professionale. Comunque Francesco, questo video poi è diventato virale sul web. Sì, perché naturalmente le telecronache sono seguite, la gente ha iniziato a postare la gran voce, l'estratto proprio di questa cronaca, sì, del momento, di questa azione, e come succede sempre ormai in questo 21° secolo, i video ci mettono poco a comparire, a diffondersi sul web, e non appena il video è stato pubblicato sul web, ha fatto il giro prima di tutte le pagine satiriche e siti di informazione, giornali sportivi italiani, e qualche ora dopo mondiali. Sì, sì, è arrivato sui 4 milioni, se non sbaglio. Sì, più o meno. Diversi milioni di visualizzazioni, sì. Poi dipende insomma dalle varie sorgenti, però certo. È arrivato veramente oltreoceano, dagli Stati Uniti al Giappone. Francesco, ma questo video particolare così, tra il comico e lo sportivo, ha contribuito a far entrare il Maratea nel video games? Parlaci pure di questo. Ah, beh, allora, sì, il Maratea, nonostante sia una squadra di seconda categoria, credo sia diventata una delle squadre più famose d'Italia. Infatti. Per una serie di eventi che si sono succeduti in breve tempo, sì. Poi tutto questo video virale, in ordine di tempo. Poi, in pieno lockdown, l'anno scorso,
a metà marzo praticamente il capitano dell'FC Malaterzo, Piero Maimone, ha avuto la brillante idea di creare un video dove i ragazzi palleggiavano ognuno da casa propria e virtualmente si passavano il pallone, e questo video anche ha fatto il posto a livello nazionale e il Malaterzo è finito su tutti i telegiornali. Dopodiché nel mese di gennaio io che gestisco la pagina dell'FC Malatea sono stato contattato da degli sviluppatori di questo videogioco famosissimo che si chiama Football Manager. Sì, sì. Che è una pietra miliare tra gli amanti del calcio virtuale. Vengo contattato da questi sviluppatori interessati a inserire il Malatea nel gioco. Ora non so se sia dovuto alle vicende che hanno visto il Malatea famoso o semplicemente a un desiderio di rendere disponibile nel gioco più squadre e più campionati possibili. Può essere, sì. Tanti fatti, sì, insomma, che naturalmente la mia disponibilità a collaborare c'è stata subito, e nel giro di pochi giorni sono riuscito a dargli tutti i dati di cui avevano bisogno, e loro, con un paio di settimane di sviluppo, hanno inserito il Malatea in questo videogioco. E quindi da fine febbraio praticamente disponendo del gioco e scaricando l'aggiornamento da internet si può rivestire la carica dell'allenatore del Malatea in questo videogioco. Bellissimo sta cosa. Assolutamente sì, è da provare anche. E Francesco, dato che poi abbiamo tanta carne al fuoco perché tu sei un esperto di sport a tutto tondo, quindi cari amici, grazie. Oggi abbiamo pescato tre piccioni con una fava, dobbiamo cambiare il proverbio. Allora parlaci velocemente un pochino del calcio regionale, in particolare del Malatea, e poi parleremo anche di altre cose. Sì, beh, innanzitutto calcio regionale, che purtroppo adesso bisogna distinguere dalla categoria, perché l'eccellenza è ripartita, agli altri campionati dilettantistici no, e questo insomma dispiace perché il Malatea aveva messo a punto veramente un'ottima squadra quest'anno nel campionato di prima categoria. Il Malatea ha vinto le prime due partite del campionato di quest'anno. E poi l'hanno sospeso. E poi è stato sospeso, sì, ma è veramente, insomma, è stata una grande delusione. Una disdetta. Sì, perché quest'anno, io ormai seguo il Malatea da tanti anni, lo seguo da quando è stata riattivata la squadra del Malatea dalla stagione 2012-13. E una squadra forte come quella di quest'anno non si vede tutti gli anni, veramente una squadra forte con giocatori quasi tutti con esperienza a categorie superiori. Penso un po'. Sì, nelle prime due partite, soprattutto la seconda, quella in casa con lo Scanzano è una battaglia fortissima, vincitrice del campionato di seconda categoria dell'anno scorso davanti al Malatea. Il Malatea è riuscito a batterla in casa in una partita bella con di grande calcio, e insomma sembrava l'inizio di una grande cavalcata, invece rimarrà una meteora in un campionato che di fatto non esisterà. Ma poi, Francesco, adesso Malatea ha uno stadio a tutti i livelli, proprio l'impianto di illuminazione, la pista d'atletica, la tribuna coperta. Sì, il sottopassaggio. Appunto. C'è veramente di tutto, insomma, se mi permette di fare questo velocissimo ricordo, quando abbiamo avuto l'onore di ospitare in questo stadio il compianto Paolo Rossi. Sì, sì. E, insomma, vedendo questo impianto per una squadra che all'epoca era in seconda categoria, oggi in prima, insomma, disse che questo stadio era uno stadio veramente di alto livello. Un gioiellino. Un gioiellino. E visto, Francesco, che tu sei un esperto di sport a tutto tondo, e parliamo anche un pochettino della Formula 1, perché so che sei un grande appassionato non solo della Ferrari ma anche di tutto il circus. C'è stato il primo Gran Premio in Bahrain, cosa ti è sembrato? Non è cambiato niente sotto il sole? Allora, c'è un sacco da dire, effettivamente come hai detto tu la Formula 1 mi appassiona veramente. Infatti conduci un programma come l'anno scorso, ottava marcia. Avviato questa avventura su internet insieme ad alcuni amici, dove letteralmente ci divertiamo a raccontare e ad analizzare i Gran Premi. Cosa bisogna fare per seguirlo successivamente? Per seguirlo basta mettere un mi piace alla pagina di Facebook Ottava Marcia, e ci sono tutte le nostre dirette che sono disponibili anche poi in differita registrate. Ho capito. Cosa ne pensi di questo inizio della Ferrari? Ecco, sembra la solita storia, forse. Rispetto all'anno scorso è cambiato tanto. L'anno scorso la Ferrari veramente faticava ad arrivare intorno a punti, arrivare ottavo, nono, era già un ottimo risultato. Quest'anno non si va per vincere, perché ovviamente in pochi mesi è impossibile stravolgere così una macchina, certo. Però
già vedere le macchine lottare per ambire ad essere la terza forza piuttosto che la sesta forza come l'anno scorso è già tanto, insomma, e anche la possibilità in una gara dove ci dovessero essere qualche ritiro, qualche situazione particolare, la possibilità di poter attigliare il podio, certo, è già una bella soddisfazione. E cosa ne pensi del prossimo Gran Premio, che tra l'altro sarà in Italia? Le caratteristiche di questo autodromo sono confacenti alla Ferrari? Allora, Imola, che sarà la prossima pista, sì, è una pista storica innanzitutto, dove la Ferrari è di casa, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari, quindi è vero, vero. Sicuramente ci sarà il fattore pista, quindi i piloti saranno più motivati. Però senza pubblico e giocare in campo neutro. Purtroppo. Però perlomeno si mettono le ruote su un autodromo che porta il nome di Enzo e di Dino Ferrari, certo, quindi lo stimolo perlomeno ci sarà. C'è senz'altro. Esatto, dopodiché è chiaro che la Ferrari ha mostrato di avere ancora qualcosa da recuperare a livello di motore, mentre l'aerodinamica è sembrata migliore rispetto all'anno scorso. È su una pista dove ci sono curvoni veloci, cioè dove l'aerodinamica conta, è lecito attendersi qualcosa in più dalla Ferrari. Ma speriamo bene, sono troppi secondo me 23 Gran Premi. Cosa ne pensi? Beh, sicuramente una scelta innanzitutto commerciale. Sì, sicuramente sì. Portare la Formula 1 su più palcoscenici possibili, ed è vero che rispetto a qualche anno fa, cioè, le gare sono aumentate a dismisura. Per un appassionato è bello vedere il più possibile. Però è a livello puramente sportivo, tecnico, quello che riduca anche la possibilità per qualche outsider, insomma, di piazzare un colpaccio, perché a lungo più gare ci sono, più viene fuori il più forte. Certo, non certo. So che con meno gare, magari azzeccare una precisa novità a livello aerodinamico, tecnologico, che richiede qualche gara di tempo per essere copiata dagli altri, in un campionato corto può fare la differenza, in un campionato lungo molto di meno. Sì, a lungo termine certamente il più forte emerge sempre. Eppure l'ultima cosa che voglio chiederti, tu sei un grande appassionato anche e soprattutto di ciclismo, ecco, cosa ne pensi delle nuove leve? Perché penso che la carriera, no, del grande Nibali è al termine, gli sgoccioli, quindi cosa ne pensi dei nuovi ciclisti italiani in prospettiva per il prossimo Giro d'Italia? Credo che questo giro 2021 sarà un giro per noi italiani, insomma, complicato, bisognerà accontentarsi. Dici? Perché Nibali è stato uno dei ciclisti più forti, più grandi della storia italiana, e per 10 anni buoni è stato lui a salvare il nostro movimento. Purtroppo adesso gli anni passano per tutti. E Nibali, nonostante la sua classe, la sua fantasia, i suoi colpi, rimane ancora molto valido, però sembra non essere in grado di lottare per la vittoria. E alle sue spalle al momento non c'è un erede designato. Ci sono alcuni giovani interessanti. La stampa, ti dirò, la stampa parla molto di Ciccone, che è un suo compagno di squadra che ha grandi doti come scalatore, però sinceramente, per quanto ha dimostrato adesso, io fatico a vederlo da subito competitivo sulle 3 settimane per la classifica, ho capito. Perché poi sai, ci sono le cronometro, sì, c'è da avere il recupero, ed è tutta un'altra cosa, non è semplice come non è una cosa singola come l'andare forte in salita, che lui possiede, ha già vinto delle tappe del Giro d'Italia, però fare classifica è un'altra cosa. Un ciclista che invece attualmente mi sta sorprendendo tanto è Matteo Fabbro, un altro ciclista italiano che si è messo in luce alla Tirreno Adriatico, quando tra l'altro non era neanche il capitano designato della sua squadra, invece è riuscito a strappare un sesto posto che rispetto alla testa è veramente stato oro. Certo, un ottimo risultato. Esatto, non sarà lui probabilmente, non sarà lui a lottare per vincere questo giro, però penso che nel giro di un paio di anni potrà competere quantomeno per il podio di un grande giro, altrimenti poi dobbiamo aspettare i nuovi talenti, quelli che hanno debuttato quest'anno nella Serie A del ciclismo, se mi passi il termine, sì, si chiama World Tour, però sì, è comprensibile dire Serie A. Si parla molto bene di Kevin Colleoni, di Giovanni Aleotti, che si sono messi in mostra già dai dilettanti, e poi da Lucano. Qui volevo arrivare anche io. Noi certamente faremo il tifo per il nostro Pozzo Vivo. Esattamente, certo. per il nostro Pozzo Vivo, che è veramente inossidabile. Sì. Dopo quell'incidente in allenamento, quando fu investito, sembrava che la sua carriera fosse finita, invece lui è tornato quasi più forte di prima. Quindi Pozzo Vivo assolutamente poi una grandissima persona.
Sempre da Lucano ti dico che io sto tenendo d'occhio già da un paio di anni un ragazzo lucano che si sta mettendo in luce nelle categorie giovanili, si chiama Alessandro Verre, è già stato anche in nazionale per il ciclocross. Bello, e, bello. Dopo aver debuttato tra gli Under 23 l'anno scorso, forse il suo primo Giro d'Italia tra i dilettanti, è andato anche in fuga nella tappa più difficile. Quest'anno corre in una grandissima squadra per il ciclismo giovanile, la Colpac, dove sono passati quasi tutti i più forti ciclisti italiani usciti negli ultimi anni, e mi aspetto insomma grandi cose da lui. Visto che il nostro programma si chiama Diamo un calcio ai problemi, però non disdegniamo a volte di toccare anche gli altri sport, però naturalmente Francesco ritorniamo al calcio. E fammi un breve commento su cosa ne pensi, ecco, di questo campionato particolare di quest'anno e delle squadre come l'hanno disputato, ecco. Beh, allora è sicuramente un campionato atipico dove ci sono stati tanti fattori esterni rispetto al campo a determinare l'andamento di alcune partite, le positività, i rinvii, sì, insomma, sì, sì. Cioè, poi le tante partite ravvicinate, non è stato un campionato come gli altri. Però ti dico che, guarda, io sono del 95, quindi ho iniziato a capire qualcosa del calcio della Serie A proprio negli anni migliori, quelli delle sette sorelle, sì. È chiaro che non li ho vissuti con la consapevolezza che posso avere adesso, e finalmente quest'anno vedere lottare fino più o meno a metà campionato, se non per lo scudetto, quantomeno per il podio, sette se non otto squadre, è stato veramente molto bello. Certo, è un bel vedere. Poi che il livello si dice che sia più basso, più alto, insomma, che l'uscita delle italiane dall'Europa è un altro discorso. Quando riguarda l'equilibrio nel campionato, anche se poi l'Inter ha preso il volo, insomma, la prima metà di campionato così equilibrata è stata veramente bella da vedere, quantomeno c'è stato spettacolo. Sì, sì, rispetto agli altri anni che era dominato dalla Juventus. Ma poi vedi, molte volte il livello è sempre tutto da decifrare, perché uno è forte in virtù dell'altro che è debole, quindi è tutto relativo, il livello basso, il livello alto. Non si può, secondo me, veramente quantificare. Allora, Francesco, guarda, ti ringraziamo veramente di cuore, perché è stata una chiacchierata veramente variegata su tre sport, calcio, Formula 1 e ciclismo. Ti ringraziamo di cuore per essere stato ospite a Diamo un calcio ai problemi. Enzo, io ti ringrazio per l'invito, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Certo. Questi tre sport, e io seguo sempre, insomma, le tue trasmissioni, quindi ti auguro bocca al lupo per i prossimi episodi. Grazie, crepi la pecora. Però invitiamo tutti gli ascoltatori di Diamo un calcio ai problemi, che potranno sempre seguire Francesco Fontana nella sua trasmissione Ottava Marcia. Ti ringrazio, Enzo, ringrazio nuovamente tutti gli ascoltatori, e vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questa trasmissione. Grazie a te, in bocca al lupo, Francesco. Allora diamo la linea alla regia per la messa in onda della prossima rubrica. Ancora il Maratea, Giffuni, perde palla Giffuni, lancio lungo di Cuoria, attenzione, buco clamoroso di Ienna, Viceconte, buca anche Viceconte, non ci credo, Ielpo, vino di ballo, Miglie, deposito il pallone, no, traversa, attenzione al Copin, alto, non ci credo, Miglie, cosa ha sbagliato, poteva entrare in porta col pallone, non ci credo. I Big Match. Eccoci di nuovo qui, cari amici, nella rubrica I Big Match. Siamo riusciti a prendere la famosa martingala per la seconda volta in 10 trasmissioni. Però, se ricorderete, la scorsa settimana la facemmo in modo davvero molto cautelativo, perché mettemmo doppie chance a Milan-Sampdoria, Sassuolo-Roma, Torino-Juventus e Bologna-Inter, e difatti ci sono scappati quasi tutti i pareggi tranne l'Inter, che poi la sera ha vinto il suo incontro. Quindi vedete che non è mai semplice prendere le famose partite che riguardano le squadre più forti del campionato. Vediamo se riusciamo a fare il bis consecutivo. Ci riproviamo anche questa settimana, naturalmente, e partiamo da Parma-Milan, doppia chance x2, Inter-Cagliari, esito finale 1, Hellas Verona Lazio, esito finale 2,
Juventus Genoa doppia chance 1x, Roma Bologna esito finale 1, Sampdoria Napoli esito finale 2 e Fiorentina Atalanta doppia chance x2. Ebbene cari amici, abbiamo terminato anche con questa rubrica. Linea alla regia. Riscaldiamoci con le freddure. Cari amici, ebbene, giunge al termine anche questo nostro 11° appuntamento della terza edizione di Diamo un calcio problemi. Ma come al solito, prima di salutarci, vi racconteremo delle freddure. Ed è proprio il caso di dire questa settimana di cambiare un famoso proverbio che con tre piccioni abbiamo preso una fava. Ebbene sì, perché il carissimo, promettente telecronista di Malatea, Francesco Fontana, ha parlato di ben tre sport in una chiacchierata davvero molto variegata e di questo lo ringraziamo. E quindi in suo onore questa settimana abbiamo cercato di trovare tre barzellette, tre freddure di tre sport differenti. Iniziamo col calcio naturalmente e ascoltate questa, dice così: sapete perché quest'anno non si sono più vendute uova di Pasqua di Inter e Milan? Perché dentro vi erano le sorprese cinesi. Ed ecco ora quella sulla Formula 1. Sapete qual è il colmo di un pilota di Formula 1? Avere un figlio turbolento. E quella sul ciclismo recita così: sapete perché il ragazzino porta la sua bicicletta a letto con lui? Perché non vuole camminare nel sonno. E allora, cari amici, vi invito come sempre a interagire col nostro programma, inviando freddure, poesie a tema musicale o calcistico, seguendo l'invito che ha accolto la nostra ascoltatrice Daniela Durante, inviandoci questa bellissima poesia a tema calcistico. E poi naturalmente le più interessanti saranno proposte nella trasmissione successiva. Allora vi salutiamo sempre con il nostro motto, che con il calcio e lo sport diamo un calcio ai problemi, ma la musica rallegra l'anima. Un caro saluto dal vostro Enzo Spatuzzi e appuntamento alla prossima settimana. Quando sei preso da mille problemi, metti da parte i cattivi pensieri, prendi una mano e accendi la radio e collegati con uno stadio. Quando le cose ti vanno male e la malinconia ti assale, guardati subito una partita, ti sembrerà più bella la vita. Diamo un calcio ai problemi, esultanti per un gol. Diamo un calcio ai problemi, non ti sentirai più sol. Diamo un calcio ai problemi, inseguendo un pallone. Diamo un calcio ai problemi, mentre viviamo un'emozione.